Ciao, sono Antonello Palermo, arrivo da Cuneo, sono un agente immobiliare da circa 20 anni, ho lavorato per la maggior parte del tempo in Tecnocasa e ora opero con il mio brand Studio Cuneo 2, sempre nella città di Cuneo. Io sono da sempre un appassionato della formazione. Questo lavoro mi ha permesso appunto di conoscere questo mondo, un mondo veramente affascinante. Ho incontrato così Mike Ferry. Mike Ferry è un formatore americano che immagino conosciate, il quale mi ha illuminato su una metodologia di lavoro che credevo veramente profittevole e performante. Ho notato che effettivamente questi dialoghi, questi copioni che vengono usati, che sono davvero interessanti perché aiutano a raggiungere determinati risultati, erano diciamo non adatti al mercato italiano. Ho trovato in Rossi il giusto compromesso di questo metodo. Poi ho incontrato l'open house che mi ha aiutato a essere più performante. Ho trovato in Simone Rossi il metodo che mi aiuta molto perché con l'età si perde un po' di energia e gli stati d'animo non sono sempre così brillanti. E appunto avere un metodo operativo, adesso in particolar modo quello di Simone, mi permette anche nei giorni, diciamo, un pochettino dove non siamo così brillanti, non siamo così performanti, non siamo così virtuosi, di raggiungere il risultato. Sono d'accordo sulla grande capacità di Simone di aver, come dire, andato a esplorare il mercato americano, che è un mercato per noi sempre ambito, un mercato che noi vediamo come avanzato, ma chi, diciamo, riproduceva i metodi a volte li scimmiottava, non riusciva a coglierne l'essenza. Lui è riuscito forse attraverso, ci ha dedicato più tempo, risorse, e ha trasformato tutto in un metodo assolutamente applicabile al mercato italiano. L'open house, diciamo, di inglese rimane solo il nome, ma io lo trovo decisamente adatto alla realtà di oggi. Allora, questi corsi, in particolar modo questo qua di Simone, danno energia. Sicuramente danno energia, danno voglia di fare, perché hai delle risposte a tante tue domande. Quindi man mano che procedi nel corso, ti arrivano idee, ti arrivano intuizioni e ti arriva energia. Io mi chiamo Brino Adalberto, lavoro a Cuneo e ho conosciuto Simone Rossi nell'estate del 2021. Ero in viaggio di nozze, ero in spiaggia, ho visto una sponsorizzata e mi incuriosiva, allora ho comprato subito il libro. Appena ho comprato il libro, la cosa mi ha entusiasmato. Mi ha entusiasmato perché io faccio questo lavoro da tanti anni, nonostante mi ritengo una persona giovane, e lui ha cambiato completamente il mio metodo di lavoro. Mi affascinava e mi affascina il suo metodo di lavoro e adesso, a distanza di 2 anni, ho provato pian piano a cercare di seguire i suoi consigli e ad applicarli. Parto dal presupposto che non è semplice, perché andare a distruggere quello che è il tuo metodo di lavoro per tanti anni, hai sempre paura di sbagliare, hai sempre paura di mancare una vendita, però ogni volta che finisco un percorso o che finisco un corso cerco di migliorare, di cambiare le cose che facevo prima, e la cosa mi sta portando dei risultati in termini di fatturato, in termini di qualità di vita e soprattutto negli ultimi 2 anni ho la consapevolezza dentro di me di stare costruendo qualcosa, di costruire qualcosa per me stesso, per la mia agenzia, per il mio studio e vedo la vita, e vedo la mia vita lavorativa in crescendo verso il futuro, e sono molto fiducioso. Quindi io ringrazio Simone perché mi ha veramente aperto un mondo e spero di continuare, e ho voglia e determinazione di continuare in questo percorso e di andare avanti. Ho ottenuto negli ultimi 2 anni degli ottimi risultati, sia in termini di fatturato, questo è importante, che in termini di qualità di vita.
perché prima facevo tante cose e mal fatte. Adesso riesco a organizzarmi meglio il tempo, a scadenziarlo, a darmi degli orari, a darmi delle priorità, e questo mi permette di fare in proporzione molte più attività, ma meglio gestite. E questo ha migliorato notevolmente la mia vita privata, le mie passioni, la mia famiglia e ovviamente anche il fatturato, e quello è fondamentale. Simone Rossi ha rappresentato per me un elemento di rottura rispetto a quella che è stata la mia formazione immobiliare e il mio metodo di lavoro per tanti anni. Questo mi ha permesso veramente di crescere e di migliorare, e io spero di andare avanti, sono determinato ad andare avanti con questi percorsi per cercare di raggiungere quelli che sono poi i miei obiettivi, sia a livello economico che a livello di qualità di vita, che per me sono entrambi fondamentali. Io sono sicuro che stasera, quando mi metterò in macchina insieme al mio amico e collega, avrei tantissime idee in testa che vorrei applicare fin da subito. Non vedo l'ora di essere domani in ufficio per scrivermi quello che devo fare e partire da subito con tutte le novità che prima non conoscevo e che ho preso in questi 2 giorni, quindi voto 10 più a Simone per questo corso e per queste 2 giorni. Sono un'agente immobiliare da 10 anni e sono fondatrice di questa mia agenzia insieme al mio socio Andrea, e che adesso ha un nuovo marchio, si chiamerà Eva Immobiliare. Abbiamo scelto un nome, diciamo, più corto e femminile, ecco, per che sia anche più immediato, proprio così, nell'onda anche un po' di Simone, di tutto quello che ci sta, diciamo, dicendo. Allora, non è tantissimo, perché è da luglio che mi sono imbattuta in Facebook, ma non so perché quel giorno lì ho aperto, perché ci sono tanti ovviamente canali, ho aperto la sua pagina e mi è parso subito un qualcosa, diciamo, diverso, un messaggio diverso da quello degli altri magari agenti che ti vogliono vendere, no? Ecco, i loro processi, le loro procedure. E da lì pian piano ho cominciato a informarmi su di lui e sempre più, insomma, ho guardato quello che stava facendo, e da lì ho preso i contatti proprio per poter iniziare, diciamo, il mio primo corso che ho fatto insieme a lui, ecco, che era Obiettivo 100. Mi sono trovata molto bene, perché Simone si sente che, posso dirlo, parla come noi, d'accordo? È immediato, capisce le nostre esigenze, noi riusciamo a capirlo, non è sopra le righe, si capisce che anche lui ha iniziato, insomma, in una gavetta come tutti. E questo corso mi ha sicuramente portato anche i successivi che ho fatto a specializzare sempre di più, a proceduralizzare sempre di più la mia agenzia. Ovviamente non è mai finita, perché le cose da fare sono tantissime, ma mi ha permesso veramente piano piano di seguire vari step e avanzare soprattutto nei termini, diciamo, di procedure e di organizzazione, diciamo, dell'agenzia. Mi è piaciuta tantissimo, perché era il primo live che facevo con Simone, sempre fatto un po' ovviamente via Zoom oppure webinar dei corsi, quindi è stato molto bello vederlo dal vivo, anche perché è simpatico Simone, a me mi piace molto come si interagisce, insomma, con noi. È molto interessante, c'è tantissima roba assolutamente da andare avanti, ma mi sento veramente sempre con un forte entusiasmo quando interagisco con lui. E adesso farò un ulteriore, diciamo, un reset dell'agenzia, perché si va a step, no? Fai un primo reset, vai avanti, poi ne fai un altro, perché devi migliorare tutto, quindi sono entusiasta perché voglio proseguire e resettare tante altre cose che devo ovviamente avanzare, quindi mi aspetto di avanzare assolutamente, soprattutto intanto con le procedure, ecco, procedure di quello che spiega lui, insomma, dalla A alla Z. Il fatturato è una stretta conseguenza dopo, alla fine, che viene fuori. Sì, assolutamente sì, sono molto soddisfatta. Ciao a tutti, sono Fabrizio Del Bon, della DP Immobiliare. La mia azienda si trova a Zanè, in provincia di Vicenza. Opero nel settore delle case dal 93, sì, che è qualche annetto, e derivo da formazioni varie, perché sono una persona che ama molto istruirsi, approfondire, e uno dei miei mantra è che la conoscenza sia la nostra guida. Sì che, guardando su Facebook, e il mio tempo lo dedico esclusivamente a trovare notizie utili per il mio miglioramento personale, ho visto alcune cose di Simone e ho voluto approfondire, sì che curiosità. Oggi sono qua per la prima volta e devo dire che mi è piaciuto molto, mi piace molto, perché è ancora in corso il progetto che stiamo valutando oggi,
specialmente perché è pragmatico. Ho avuto anche dei docenti a livello internazionale e la cosa che mi è piaciuta per tornare alla tua risposta è la semplicità. Ha individuato, ha centrato quello che serve in questo settore per rendere le persone autorevoli, essere un agente immobiliare degno di fiducia, che la fiducia credo, anzi senza il credo, sia la moneta di questo millennio. Che cosa mi porto a casa? Un sacco di cose perché ho scritto veramente tanto, quasi mano alla mano. Mi fa male la mano quasi, no? Ma spero di continuare anche oggi a scrivere perché comunque le notizie e le informazioni sono tante, ma specialmente di qualità, sono preziose e sono ben definite e chiare. Questa è la cosa che a me piace tantissimo perché io sono un uomo analitico, sicché mi piace il metodo, mi piace, e l'organizzazione in modo particolare. Se una persona decide di voler entrare nel mondo del business, del commercio, deve investire in formazione in modo assoluto, finché non si sente forte, potente, audace, importante. Ho investito decisamente bene, certo, perché il tempo è preziosissimo e oggi sono qua con voi e sono fiero e orgoglioso di esserlo. Mi chiamo Gaetano Yuime e lavoro a Napoli. Faccio questo lavoro dal 2010, ho iniziato con un franchising, ho provato l'esperienza da solo. Ora lavoro con dei colleghi, a breve entrerò in Remax. A fine mese, diciamo, ho deciso di entrare in Remax. C'è tantissima competitività, come penso, in tutte, diciamo, le regioni d'Italia. È vero che si dice a Napoli forse è più difficile degli altri posti, c'è questa, diciamo, dicendo. Però la competitività è molto alta, c'è difficoltà nell'acquisire, ma soprattutto se si rimane ancorati ancora a vecchi sistemi, di acquisire, alla vecchia maniera, diciamo, di lavorare. Sarà sempre, se uno non si adegua e si forma, diventerà sempre più difficile. Io, perché è stato un inizio l'attività mia lavorativa dopo una brutta esperienza, diciamo, in proprio, ho iniziato a seguire Simone su YouTube. Ho iniziato a seguire e ho iniziato a sbobinare materialmente i video e, mettendo in pratica alcune strategie di Simone, anche quelle più semplici, come per esempio il volantino l'ho appena venduto, l'ho appena acquisito, ho iniziato ad avere dei risultati e poi mi hanno portato a comprare alcuni suoi videocorsi, tra cui il primo Obiettivo 100 transazioni. Ho testato con mano, diciamo, i suoi consigli, quindi, diciamo, faccio esempio, ho comprato il corso dell'open house, ho fatto due open house, uno mi ha permesso di vendere in tempi brevi e un altro, diciamo, di non ho venduto in open house, ma di ottenere, diciamo, un ribasso del prezzo seguendo la sua metodologia. C'è stato sicuramente un miglioramento del fatturato, una migliore gestione del tempo, una maggiore consapevolezza e soprattutto una chiara visione del futuro, dove voglio arrivare. Io ho seguito anche altre scuole di formazione, breve periodo, massimo due mesi, e non mi sono trovato bene. Invece con lui è stata subito, diciamo, una sinergia, un'empatia, sensazione, mi sono trovato subito molto bene. Ma ripeto, ho applicato alcuni consigli tratti dai suoi video gratuiti e mi hanno portato risultati. La differenza che ho trovato con l'altra scuola di formazione, l'ascolto, cioè nel senso che se tu ponevi domande, hai dei problemi, hai dei dubbi e ricevevi sempre la stessa risposta, nonostante la mia esperienza sia stata breve in quell'altra scuola di formazione, mentre qua invece hai un ventaglio di soluzioni per aggirare il problema, hai un ventaglio di strategie da applicare, maggiore consapevolezza, una maggiore, diciamo, chiarezza sulla visione del futuro e soprattutto di essere nel posto giusto al momento giusto, di essere più ottimista per il futuro. Se volessi fare una battuta, diciamo, che avevo in mente da un po' di tempo, sono un fan della trilogia di Batman, Il Cavaliere Oscuro. C'era una battuta di Bruce Wayne che diceva: io credo in Arvedente, io credo in Simone Rossi. Sono Giorgio Mattiazzi, lavoro in Reggio Emilia per Casein SRL. Sono più di 20 anni, 25 ormai, che lavoro nel settore immobiliare e conosco Simone Rossi perché sono 8 anni più o meno che frequento l'ambiente formativo. E Simone Rossi non è la prima volta che lo vedo dal vivo, perché grazie a Giuseppe Iannò di Reggio Emilia ci ha dato l'opportunità di conoscerlo personalmente, oltre che lo seguo sui vari social. Mi piace il suo modo veramente spigliato, diretto, nonché chiaro, di esprimere dei concetti
fondamentali, utili per lavorare oggi in questo mercato sempre più difficile. In tutti i settori c'è bisogno di formazione. In lui vedo la persona illuminata che ha investito molto, sul quale noi avremmo l'opportunità di sfruttare il percorso che ha fatto lui, la fatica, l'impegno che ha messo lui, riducendo notevolmente i tempi che ha dovuto per forza impiegare lui. È molto attuale, deriva da un percorso di formazione che conosco e che approvo, da una persona più anziana, purtroppo non italiana, ma che ha cambiato il modo di pensare dell'agente immobiliare anche in Italia, ma non essendo italiano probabilmente pecca di quelle piccole sottigliezze che il mercato italiano ha bisogno. In più è molto attuale, non distrugge quello che finora si è stato detto da persone che hanno formato i migliori agenti immobiliari nel mondo, quindi non stravolge certe cose, le perfeziona e le focalizza nel mondo di oggi, nel mercato di oggi. Beh, rappresenta la quintessenza della formazione in questo settore. Mi chiamo Giulia Sani, sono un agente immobiliare, lavoro prevalentemente nella zona della Versilia, quindi in provincia di Lucca, la fascia mare. Sono con Simone da circa un anno. Sono rimasta molto soddisfatta e colpita comunque anche da questo corso. Ne esco arricchita, senza dubbio, già dopo un giorno e mezzo comunque di corso con lui ci sono tantissime idee che macino nella mia testa, non vedo l'ora di mettere in pratica. E una delle sensazioni comunque sia più belle è che fare i corsi di Simone, fare le call comunque con Simone vuol dire non essere soli. C'è un dubbio, c'è una domanda, c'è un pensiero, una paura, tante. Ho sempre comunque, o comunque la maggior parte delle volte, so che c'è una persona che mi può rispondere, mi può indirizzare. Questo per me è stato fondamentale. Non avevo un metodo fondamentalmente. E quindi io ero alla ricerca di qualcuno che mi guidasse e che mi facesse vedere tutti i vari step e il come fare meglio il mio lavoro. A me piaceva l'idea di, col tempo, riuscire a essere un agente immobiliare di riferimento per la mia zona. Per imparare cercavo qualcuno che ci fosse riuscito. E una delle prime cose che comunque ho visto di Simone quando si presentava è che su Bologna sono numero uno. E quindi ho detto ok, c'è riuscito, proviamo a capire come ho fatto. Nessuno mi aveva mai insegnato a prendere un incarico in esclusiva, i miei colleghi non lo prendevano, quindi partivo proprio dal niente in realtà, e dopo nemmeno due mesi di corso con Simone sono riuscita a prendere diversi incarichi in esclusiva, a prezzo ovviamente, che ho venduto molto velocemente in nemmeno 60 giorni. Questo mi ha dato ovviamente, a parte in termini economici, ma anche un po' di grinta, di entusiasmo maggiore per andare avanti e non fermarmi anche con la formazione. Consiglio il corso, molto. No, consiglio il corso per chi ovviamente vuole fare qualcosa di diverso e dare valore a questo lavoro. Allora, mi chiamo Massimo Brancaleoni, sono broker Remax dal settembre del 2022. Faccio questo mestiere da circa 20 anni e seguo da circa 4 anni Simone Rossi. E questo è il mio primo corso in presenza con lui, anche se ho fatto qualche corso online e ho acquistato anche dei pacchetti, diciamo. Ho fatto formazione con la Mike Fair Italia, ho fatto formazione con altre strutture, per cui devo dire che Simone Rossi mi ha colpito molto perché ha una mentalità, un mindset molto, molto particolare e lascia parlare tutti, ti lascia intervenire, ti fa fare delle domande. Questa è una cosa molto importante per me perché io sono uno che fa diverse domande, diciamo. E poi soprattutto la quantità dei contenuti che lui propone sono molto interessanti, proprio per stare anche al passo con i tempi che sono sempre in rapida evoluzione. Ci sono circa 4 anni che lo seguo e ho sempre ammirato il suo modo di spiegare, di raccontare le cose, ovviamente i suoi risultati. Io, se devo formarmi e se devo investire, preferisco farlo con persone che fanno dei bei numeri e non con tutti i guru che si vedono su Facebook o sull'immobiliare.
non è l'unico con il quale mi formo, sia ben chiaro, perché ho frequentato anche altri formatori, però Simone Rossi veramente mi ha aperto un mondo, diciamo. E rappresenta un'occasione per, soprattutto per cambiare mentalità, perché si vede che è un ragazzo che si è fatto come noi, cioè fa il nostro mestiere, ha passato momenti anche poco facili da gestire. Diciamo che mi ha aiutato ad avere più autostima di me stesso, più fiducia in me stesso, perché il suo metodo è un metodo che comunque, secondo me, se lo applichi bene e se, diciamo, sei disciplinato, una volta finito il corso torni a casa e lo applichi, non puoi non ottenere risultati. Ovviamente devi avere una disciplina, un mindset, una mentalità giusta, e devi avere uno staff attorno a te, e questo sta un po' a te, quello di creartelo, diciamo. Io ancora non me lo sono creato, però adesso so come si fa, quantomeno. Una marea di contenuti, una sorta di... mi sento come di essere di fronte a un video, perché ovviamente da soli si arriva fino a un certo punto. Se vuoi un attimino fare uno switch e vuoi un attimino accrescere i tuoi risultati, devi per forza delegare. Io fino adesso non l'ho fatto e penso di averlo capito, diciamo. Devo per forza, diciamo, trovare il coraggio di smettere di fare l'accentratore e di delegare alcune mie mansioni a persone delle quali mi fido, diciamo. Sono Paola Magni, titolare di Studio Casemme, agente immobiliare di Castelfranco Emilia. Sono 25 anni che faccio questo tipo di mestiere. Mi piace molto, voglio migliorare, voglio avere un metodo, imparare delle altre cose e chiaramente anche portare a casa un qualcosa. L'ho conosciuto in Facebook, guardando così un piccolo corso che aveva fatto, e quindi dopo ho cominciato ad andare a vederne altri. Ho trovato anche dei suoi corsi, insomma dei mini corsi in YouTube. Poi ho cominciato a comprare i corsi, quindi sono arrivata fin qua. Mi sembra la persona giusta, primo perché fa questo mestiere, lo fa, quindi non è un qualcosa che mi viene raccontato da qualcun altro. Poi, essendo anch'io del mestiere, le cose che mi dice secondo me sono cose valide. Poi ho cominciato a testare, quindi ho messo in pratica alcune delle cose che ho imparato da lui e ho visto che se le metto in pratica i risultati ci sono. Ho fatto il primo open house ed è stato assolutamente fantastico. In questi anni ho imparato quello che ho imparato, ho portato avanti la mia attività, il fatturato in crescita, quindi benissimo, però non ho un metodo, quindi voglio capire che cosa fare e che cosa non fare. Sto seguendo anche un percorso di coaching che mi serve sia a livello personale che a livello di lavoro, e quindi le possibilità di migliorare ci sono. Mi porto a casa un qualcosa in più, nel senso punti che sono stati focalizzati meglio, chiariti meglio, conoscenze di altre persone qui, e poi insomma la speranza di migliorare, di fare un qualcosa in più e di farlo in maniera più organizzata. Io sono Piera Montanaro, lavoro per il gruppo immobiliare Casa In di Reggio Emilia da 18 anni e ho conosciuto Simone nel 2017 durante una presentazione sempre di Simone che veniva elogiato praticamente per i risultati che era riuscito a raggiungere a livello professionale. E ammetto che già da lì avevo riconosciuto in lui una figura, una persona con un gran carisma e che era riuscito a raggiungere sicuramente i suoi risultati attraverso una forte disciplina che oggi è ancora una sua costante. E durante questi corsi di formazione. Io ho la fortuna di essere all'interno di un gruppo di 70 agenti, poco più, poco meno, e questo ci permette di incontrare Simone diciamo frequentemente, con una certa frequenza. E devo ammettere che questo suo carisma è dimostrato dal fatto che all'interno del gruppo c'è proprio un trasporto
Tutte le volte che lui si presenta o di persona o attraverso dei collegamenti Zoom sui contenuti che porta per riuscire a fare un salto di qualità in tutti quegli argomenti fondamentali per crescere proprio nel nostro settore. E io ho deciso di fare questo full immersion di 2 giorni perché volevo capire fino in fondo quale poteva essere il valore aggiunto proprio di queste giornate. E al di là del fatto che bisogna essere pronti per riuscire a digerire tutti i contenuti che Simone in questi 2 giorni porta proprio sul tavolo, e mi trovo d'accordissimo con lui sui temi principali che sono la definizione dei ruoli e la costituzione magari di un team, se uno ha la fortuna di crearlo e di credere nel team. E la definizione degli obiettivi, e un piano marketing e così via, insomma l'open house ovviamente per ultimo, che però non per ultimo sicuramente è uno di quei piani d'azione più efficaci in questo momento in cui io mi riconosco e ringrazio Simone perché in tutti questi argomenti trattati lui riesce a dare proprio dei consigli di massima eccellenza, cioè è riuscito a sintetizzare anni e anni di corsi che ho frequentato anch'io e ad aggiungere qualcosa, quindi volevo proprio congratularmi con Simone Rossi e invito tutti a partecipare a questi corsi perché sono sicuramente delle fonti di ispirazione e certamente aggiungono qualcosa in più non solo alla formazione, ma proprio alla personalità di ognuno di noi. Mi chiamo Tommaso De Angelis, svolgo questa attività da 27 anni, di cui gli ultimi 22 in Remax. È un'attività che mi piace tantissimo, mi piace il contatto con la gente, lo faccio con tanta passione. Negli ultimi 15 anni ho svolto un ruolo che nella nostra struttura chiamasi broker manager, quindi ho seguito molti consulenti, li ho formati, fin quando poi un giorno ho conosciuto Simone e quindi ho capito che in quel momento dovevo switchare. Ho conosciuto Simone a cavallo della fine del lockdown, quindi a casa, seguivo dei suoi corsi su YouTube, ho letto tanto cose sue, ho letto il suo primo libro e dopodiché ho visto che c'era la possibilità di poter acquistare dei corsi e l'ho fatto tempestivamente, ho seguito il suo consiglio ed ho acquistato Obiettivo 100. Ha rappresentato sicuramente il momento personale mio della svolta, dove ho capito che dovevo switchare. Seguendolo ho capito quale fosse il percorso da fare. E oggi per me la mia presenza qui, anche questa, è fondamentalmente un faro che io seguo, insomma, pedissequamente, in maniera precisa. Il percorso per me è stato fondamentale e mi ha fatto capire subito che avevo imboccato la strada giusta. Ricordo il mio primo open house fatto secondo la logica di Simone, ho venduto a casa con il 10% di overprice, avendo ritirato 9 proposte d'acquisto e da lì ho capito che quella era la strada giusta. Conoscendo Simone già sapevo prima di venire che sarebbe stata un'ottima esperienza. È fondamentale per me aver capito che sono al 50% del mio percorso, quindi ho bisogno di continuare e arrivare al tetto massimo che Simone sicuramente mi darà e mi metterà nelle condizioni di raggiungere. Ciao, sono Vincenzo Gambareri, agente immobiliare dal 2018 ed opero in Toscana, prettamente ad Empoli. Ho conosciuto Simone Rossi nel 2020 tramite il mio broker, Rita Gargani, e da allora abbiamo iniziato un percorso di formazione costante e continuo attraverso i suoi metodi che mi hanno permesso di diventare un professionista insieme appunto a tutti i miei colleghi e di aumentare in modo esponenziale i nostri fatturati, i nostri guadagni. È stata una fortuna aver conosciuto, entrare in contatto con Simone Rossi, perché innanzitutto io vengo da un altro settore lavorativo e quindi
con la mia broker e con la mia squadra, iniziando un percorso di formazione con Simone, siamo riusciti direttamente a entrare nel vivo, nel merito di quelli che sono le procedure e i sistemi di un agente immobiliare moderno e non con sistemi classici tradizionali. Per ottenere i risultati non c'è che un'unica strada, quella di studiare e formarsi, ma soprattutto tanto sacrificio, tanta abnegazione e resilienza e soprattutto mindset e mentalità. In queste cose Simone è veramente molto, molto abile, molto veramente efficace nel trasferire quello che è il suo modo di essere, tanta esperienza condensata nel corso della sua attività, sintetizzarlo e trasmetterlo a chi con resilienza e con abnegazione li mette in pratica tutti i santi giorni. I numeri sicuramente sono molto importanti, contano, ne siamo passati, operiamo in un mercato della provincia toscana, ma comunque lavoriamo bene o male su un'area anche molto più ampia. I numeri sono importanti perché innanzitutto hanno permesso appunto di sviluppare non soltanto in termini esponenziali, ma soprattutto a livello la qualità professionale che siamo andati appunto a mettere in campo. E di questo i clienti ce ne rendono merito affidandosi a noi per la promozione e la vendita del loro immobile. Questi due giorni di questo evento Agente Immobiliare del Futuro sono state due giornate molto intense, cariche di significato e di contenuti importanti. Lo consiglio vivamente sia a chi si sta approcciando adesso a iniziare il suo percorso nel settore immobiliare, e lo consiglio anche vivamente a chi lavora da tanti anni nel settore immobiliare però non ha un metodo, una visione moderna, futurista, di sviluppare questa professione in modo sempre più professionale e aumentando anche, come dicevo prima, i propri fatturati. Ciao, sono Alfio Bardolla e tra le varie società ho la più grande società in Europa di formazione finanziaria, si chiama Alfio Bardolla Training Group e siamo quotati alla Borsa di Milano. Quello che facciamo è insegniamo le persone ad investire in immobili, a far trading, a creare aziende, a scalarle e a capire come funzionano le royalties. Perché? Perché il denaro è come qualunque disciplina, si può insegnare e si può imparare. Simone è stato uno dei miei studenti e lo capisci subito quando c'è una persona brillante che coglie al volo e capisce quali sono le opportunità di un mercato ancora vergine nel settore immobiliare, soprattutto nell'insegnamento agli agenti immobiliari. Ho visto proprio una luce diversa nei suoi occhi e lo capisci che è una persona veloce, che coglie le opportunità, ma soprattutto che è in grado di dare ai propri clienti quello di cui l'agente immobiliare moderno ha bisogno, cioè un mindset incrollabile, della tecnologia giusta, ma soprattutto la giusta metodologia per scalare questo business dell'agente immobiliare. Beh, credo che la formazione sia una delle cose più importanti che una persona può fare, perché se non cresci, decresci. E quindi crescere, migliorare in qualunque area della nostra vita, ma soprattutto nell'area professionale, ci permette di fare più soldi, più velocemente, ma soprattutto ci permette di non reinventare la ruota e di prendere le cose migliori dalle esperienze, soprattutto che sono andate male, delle altre persone. Quindi ci consente di accorciare il tempo di apprendimento e anch'io sono un avido consumatore di corsi. In qualunque posto mi trovo, cerco di studiare, di crescere, di migliorare, di capire chi sono le persone che hanno ottenuto risultati straordinari nel loro settore e di seguirlo. Simone è uno di questi. Sono Ruben Paradisi, lavoro in immobiliare dal 2006, principalmente lavoro sul mercato di Roma Nord, nonostante non abbiamo l'IT di zona, ma proprio su Roma Nord tratto da tantissimi anni. Lo seguo da circa 4 anni e l'ho conosciuto sul web, ovviamente, e poi dopo, diciamo che ancora più assiduamente e sempre ogni cosa la seguo dal tempo del Covid. La prima è stata di un... ovviamente non lo conoscevo a fondo, perciò volevo conoscerlo a fondo, ma vedevo di un ragazzo che voleva emergere, che stava facendo dei risultati, ma fondamentalmente non capivo se era semplicemente un discorso di marketing e basta. Ed è quello, la curiosità è stata proprio quella ed è stata quella che mi ha spinto a voler saperne di più di lui. Quando fece, diciamo, ho visto un video da Real Smart, una cosa del genere, dove lui pubblicizza
utilizzava appunto questa cosa per far contatti e quant'altro, iniziai a vedere il suo nome e poi da lì, ovviamente lavorando in Remax, io sto in Remax, ho cercato di indagare su di lui, chi fosse, i suoi numeri e tutto. Da lì è stato proprio una risposta alle mie prime domande, no? Chi fosse, se era realmente uno forte come diceva, e ho visto che effettivamente era così, quindi mi ha incuriosito e da lì non l'ho mollato più. Assolutamente sì, ho letto i suoi libri, il suo primo libro che ha prodotto, da lì in poi insomma ho comprato di tutto di lui proprio per migliorarmi e prendere spunto. Diciamo drasticamente tutto, perché pensavo di essere arrivato, pensavo di ogni anno facevo, in realtà ogni anno miglioravo di pochissimo. Pochissimo il mio fatturato, ma facendo le stesse cose. Quando ho visto che c'è qualcuno che ha portato, oltre all'innovazione, anche veramente un valore aggiunto al lavoro, con più tempo a disposizione, e ovviamente l'ho sposato in pieno e rispetto a 2 anni fa, precisamente, ho fatto circa 190.000 euro di più, quindi comunque mi ha dato veramente tanto. Nonostante ci ho investito, è stato il mio investimento. Continuo proprio perché non mi sento mai arrivato, anzi è proprio uno stimolo in più. Quando vedo che sono riuscito a ottenere così tanto con delle nozioni in più che ho preso da lui, continuando a migliorarmi e prendere altri spunti, sicuramente non mi voglio fermare qui, è per questo che non mi sento mai arrivato, questa è sicuramente la risposta più precisa. La svolta nell'inquadrare, dopo tanti anni di lavoro di questa professione, nell'inquadrare esattamente un metodo che fa la differenza, è che se lo coltivi e lo fai alla lettera, come ha fatto differenza a lui e come sta facendo differenza a me, sicuramente ti distingui dalla massa, perché gli agenti immobiliari ce ne stanno tanti, ma quelli veramente forti e col metodo pochi. Allora, devo dire, questo è il mio primo mastermind con lui. La cosa che mi porto sicuramente l'esperienza di tutti i miei colleghi e i loro consigli e quant'altro è veramente tutto di ispirazione, perché comunque prendiamo spunti l'uno con l'altro, no? Abbiamo metodologie o comunque città diverse. La cosa che mi porto è sempre la voglia di Simone di farci passare un messaggio importantissimo, che è quello che confrontarci anche tra chi fattura di più, tra i top, o comunque una condivisione ti fa capire proprio che non sei mai arrivato e che non puoi sentirti sopra nessuno, perché in questo lavoro non arrivi mai. Quindi se vuoi migliorare ogni anno e anche ogni singolo giorno, come ogni singolo mese, è l'occasione giusta. Diciamo che sembra pure un po' brutto dirlo così, perché veramente ho fatto quasi un copia e incolla, sto cercando di fare un copia e incolla rapportandolo sul mercato di Roma, ovviamente. Modificando alcune cose le ho fatte un po' mie, ma devo dire che sto cercando di applicare tutto, quindi questo vuol dire che cosa mi ha cambiato drasticamente il mio metodo operativo. Quindi questa cosa, al di là dei risultati, è secondo me l'arma vincente, perché poi i risultati sono una conseguenza di un metodo, una conseguenza delle azioni. Quindi fondamentalmente oggi posso solo che ringraziarlo, perché mi ha scombussolato la vita, ma in senso positivo. Io sono Adriano Peduzzi, un consulente immobiliare Remax. Sono entrato in Remax in piena pandemia, esattamente ho firmato il 6 giugno del 2020. I primi 6 mesi per concludere l'anno mi sono serviti per capire un po' come funzionasse il lavoro, per prendermi anche il patentino ad operare, e ho iniziato operativo 1 gennaio 2021 fino ad oggi. Ho gestito immobili anche a Milano, in Sardegna, un po' tutta Italia, ma il mio core business è basato su Roma. Allora, ho conosciuto Simone nella mia fase iniziale, quella che ha anticipato poi il mio inizio dell'attività, principalmente perché lui era uno, probabilmente il primo team Remax in tutta Italia, quindi era una fase iniziale dove volevo appunto apprendere dai migliori, noi dai peggiori, quindi è stato un mio punto di riferimento fin dall'inizio. Allora, il passaggio iniziale lo stavo rivedendo proprio ieri, tornando indietro sui messaggi di Messenger, dove gli chiedo informazioni per un corso, perché ormai era diventato per me un mentore. Mi arriva da un suo assistente il pezzo di quel corso, è come un bambino che non gli viene dato il gioco a Natale, per
perché costava troppo caro, probabilmente non avevo nemmeno tutto quell'importo lì nel mio conto. La prima frase che mi sono detto: purtroppo non è troppo caro, ma sono io che non me lo posso permettere. E poi da lì è terminato tutto, per poi riaccendere e approfondire i corsi con Simone in un secondo momento, quando ero riuscito a far partire le mie attività e mettere qualche soldino da parte. Allora, Simone è stato per me un punto di riferimento, perché ho una teoria che mi porto in tutte le azioni e le mie scelte della mia vita. Se devo fare una cosa, voglio apprendere dal migliore. Io l'ho identificato come il migliore nel settore immobiliare e per questo ho seguito sempre i suoi consigli e per me è stato un mentore, quindi un punto di riferimento. Allora, in realtà non è cambiato nulla, perché io con Simone, tranne i primi passi, è stato sempre un punto di riferimento. Io sono cresciuto con Simone, è stato un po' un mio papà che mi ha accompagnato in questo percorso, che mi ha permesso di essere, dalla mia inizio attività, quindi da 2 anni che opero, da gennaio 2020 fino ad oggi, costantemente nelle classifiche dei top producer Emax. Continuo nella mia vita personale, ma anche in quella lavorativa, sono molto diretto. Di certo non continuo Simone perché mi sta simpatico, non continuo a seguire Simone perché è un mio amico, ma tra l'altro nemmeno ci conosciamo. Continuo a seguire Simone perché continuamente riesce a darmi informazioni. Il mercato immobiliare è un mercato che cambia costantemente negli anni. Le cose già che sono sul mercato ad oggi, le strategie non vanno più bene. E Simone è una persona che va a prendere queste strategie, va a prendere queste informazioni dove noi ancora non possiamo arrivare, ma almeno io nemmeno avrei il tempo. Quindi il fatto di seguire Simone significa minimizzare al minimo gli errori, perché ti fa trovare già la tavola tutta apparecchiata. Bisogna solamente premere l'acceleratore. Ma i miei risultati personali sono stati praticamente da guadagnare quello che guadagnavo in un anno in un mese, moltiplicato per 24 mesi da quando ho iniziato a fare questo lavoro. Simone Rossi per me rappresenta un punto di riferimento, un mentore, una persona, come ho detto prima, che ti fa trovare la tavola apparecchiata, ti dà un pedale, queste sono le informazioni, questo è il veicolo, guidalo, ma devi solamente spingere l'acceleratore. Ti dà la possibilità di minimizzare al minimo gli errori e di produrre al massimo e di concentrarti solamente in quelle che sono le azioni importanti per l'attività. Allora, in questo evento già il fatto di condividere una tavola con i migliori top producer d'Italia, top producer non in termini economici ma anche in termini di mentalità, che la pensano come te, che vogliono migliorarsi, che vogliono crescere, che hanno novità da condividere, purtroppo sono cose che non si trovano nel livello sotto casa, e già il fatto di avere tutte queste persone insieme in una tavola rotonda, già questo per me è un valore inestimabile. Sono Maddalena Bellingreri, sono agente immobiliare dal 2017 e lavoro nella città di Bologna e provincia. Ho conosciuto per la prima volta Simone Rossi proprio nella sua agenzia, collaboravo con lui e ho cominciato a lavorare con lui, quindi sono una delle prime allieve. Allora, innanzitutto io l'ho sperimentato sul campo in prima linea, proprio come dicevo, come allieva, per cui non solo ho imparato dal vivo tutte le potenziali e le strategie, ma la cosa per me è sempre stata eccellente di Simone era trasformare le idee in concretezza attraverso modalità che permettono risultati tangibili, quantificabili e misurabili. Quindi questa è una cosa che per me di Simone è l'estro, è il genio. E per cui ho deciso di continuare a formarmi con Simone Rossi, proprio perché mi piace questa idea di trasformare la creatività e il pensiero in risultati tangibili e numerici. E da questo punto di vista lo vedo nel lavoro quotidiano, lo vedo anche nella impostazione del mindset personale mio, oltre che sul piano dell'educazione finanziaria, che per me è strabiliante. Allora, dopo la mia formazione con Simone sono cambiati intanto i risultati quotidiani, la mia impostazione del tempo, la mia impostazione di molte cose della mia vita.
cosa fortissima che mi ha dato Simone è la capacità di non perdere mai un minuto, perché non bisogna mai procrastinare. Questa regola dei 60 secondi io l'ho presa in parola, nel senso che ogni giorno io ho bisogno di chiudere un cerchio personale. Fa la differenza ogni giorno chiudere il cerchio, non procrastinare, e sicuramente ti senti soddisfatto la sera. E la capacità di essere insoddisfatti, questa è un'altra cosa che mi ha insegnato lui, perché molto spesso si è capaci di fermarsi perché hai chiuso tanti cerchi, però nello stesso tempo l'importanza di mantenere sempre un'ansia all'insoddisfazione, per cui hai sempre la voglia di trovare un nuovo switch per andare avanti, anche perché altrimenti ti annoi. Risultati, allora, intanto non ero un agente immobiliare, sono diventato un agente immobiliare top 50, il Remax. Al momento sono ancora un agente single, però conto di strutturarmi anche grazie ai suoi consigli, per cui il principio della delega in questo mastermind è una delle cose che mi porto a casa. E risultati dal punto di vista della gestione del tempo, risultati dal punto di vista dell'organizzazione metodologica delle quotidianità, e un'altra cosa bella che fa parte di insomma, questa formazione è imparare a sognare. Sognare vuol dire lavorare per qualcosa di più grande, avere I have a dream, dicevano appunto Martin Luther King. Per me è sognare, altrimenti io non vado a lavorare tutti i giorni. E imparare a crescere in qualcosa di più grande. E sicuramente è la marcia, è un motore immobile nella mia persona, perché sono una sognatrice. Allora, per me è un maestro. È un maestro con la M maiuscola. È una persona che mi ha dato uno switch nella mia vita e che mi ha dato una forma come agente immobiliare. Una forma intendo con la A maiuscola, ovvero non l'agente qualsiasi, ma un agente che sicuramente viene ricordato tra i clienti, e proprio per questo diciamo sono cresciuta anche velocissimamente, perché mi ha dato la forza di sbagliare velocemente e quindi di essere velocemente migliore. Io ero un assistente sociale che lavoravo in carcere e avevo messo in piedi un'impresa. Adesso sono un agente immobiliare e ho cambiato città e ho cambiato lavoro a 33 anni. Io ho cambiato vita e l'ho cambiata con grinta, grazie anche alla sua energia, grazie anche alla sua impostazione mentale. Il suo mindset per me è top. Da zero a top 50 e in un mercato di una città che non conoscevo. Sono Vittorio Moncada, sono all'interno del settore immobiliare da circa 6 anni. Mi occupo prevalentemente di nuove costruzioni e piani di investimento. Diciamo che il primo approccio è stato sempre tramite i canali social, con cui ho visto i suoi primi video, ho incominciato diciamo a seguire una serie di suoi interventi, mi è piaciuto, molto coinvolgente, questo mi ha portato ad essere qui in questo interessante evento. Beh, diciamo che se si vuole diventare il top producer bisogna prendere spunto sempre dal meglio, ragion per cui ho scelto chiaramente di seguire tanti dei suoi passi legati al mindset e al modus operandi nel settore immobiliare, che mi stanno dando grandi consigli per aumentare la mia produzione, che ad oggi è già importante. Beh, diciamo che sostanzialmente io sono una persona già di sé molto sicura di se stesso. Parlando con Simone sono riuscito a forzare ancora di più quelle parti che erano dubbi e che mi lasciavano dei momenti di perplessità. Sono andato, come posso dire, ad allineare quegli spigoli. Beh, semplice, perché se una cosa è efficace e funziona è giusto portarla avanti. Beh, sicuramente i risultati hanno agito su quella che è la mia produzione, quindi sul mio utile aziendale. Hanno migliorato le mie condizioni con cui continuo ad operare nel settore immobiliare. Siamo intorno al 15%. Simone mi rappresenta sicuramente una linea guida da seguire per quelle che sono le strategie a livello comunicativo e a livello pratico all'interno del mio settore. Sicuramente dopo questo mastermind quello che voglio portare avanti è la mia costanza nel lavoro, la costanza nella forza di volontà nell'operare in questo settore, che ci può dare grandissimi risultati con una minima esposizione.
Te lo dico subito in tre parole: dinamico, carismatico, vincente. Allora, ciao, io sono Rosy, lavoro nella più profonda periferia tra Milano e Pavia e faccio questo lavoro da 21 anni. Allora, la prima volta che ho conosciuto Simone Rossi eravamo tra i banchi di scuola, di una scuola che frequentavamo in pochissimi in Italia, intorno al 2014, e che era riconosciuta come, insomma, l'università, l'unica università del nostro settore ai tempi, e quindi ci siamo conosciuti proprio come colleghi sui banchi di scuola, ecco. Allora, importante questa domanda, grazie per avermela rivolta. Vengo da una formazione piuttosto intensa, negli ultimi 10 anni ho subito veramente una formazione forte. Perché ho scelto a un certo punto Simone Rossi? Perché, come dico sempre in queste occasioni, per me Simone Rossi rappresenta un po' la rivoluzione del settore immobiliare in termini proprio di metodologia di lavoro. Simone nasce appunto agente immobiliare, ha avuto un successo pazzesco a livello nazionale e mondiale, perché comunque è entrato nelle classifiche mondiali, insomma, con dei bei numeri. E l'ho sempre un po', diciamo, seguito e mai perso di vista. Poi ci siamo sempre visti in delle occasioni piuttosto che, e perché ho deciso di formarmi con lui, la risposta è proprio perché seguendolo così un po' a distanza, più o meno ravvicinata, mi ha sempre dato la percezione di aver creato un sistema vincente che abbia un po' rivoluzionato proprio tutto il nostro modo di operare, il vecchio stile, ecco, anni 80. Lui ha proprio rappresentato quello switch che ormai in tanti, perché ormai Simone è seguito da veramente tantissimi professionisti del settore immobiliare, insomma, abbiamo colto, e quindi siamo qui per questo. Cosa è cambiato? Allora, ho iniziato a seguire Simone onestamente in una fase della mia vita professionale già ben assestata, nel senso che comunque facevo già dei bei numeri, avevo già dei bei risultati. È cambiato l'approccio, è cambiato il sistema interno di lavoro, è cambiato moltissimo soprattutto l'approccio sia organizzativo che social, e che poi a me personalmente ha portato veramente tanto, tanto. Continuo perché innanzitutto credo che nel nostro settore sei sempre un praticante, ok? Cioè, nel nostro settore non arrivi mai, ok? E quindi ogni volta Simone ha uno strumento, un argomento, piuttosto che un dato che mi ispira e mi accorcia le distanze rispetto al passaggio successivo, rispetto al prossimo switch, ok? Quindi diciamo che per me Simone rappresenta una fonte di ispirazione, quindi quando posso non perdo occasione di formarmi con lui, ecco. Allora, considera che io, prima di Simone, se vogliamo parlare in termini numerici, raggiungevo le 30-32 transazioni, ok? Io non parlo di fatturati perché sono relativi, dipende dalla zona in cui operi. Oggi sfioro le 50, quindi grazie alle sue tecniche, grazie ai consigli, grazie al fatto che comunque mi metto lì e sono una che lavora duro, con grande costanza, ho avuto dei numeri che mi danno ragione e mi fanno ancora venire voglia di venire ai suoi eventi o comprare un pacchetto di formazione, no? Allora, abbiamo iniziato da poco, per cui non ho ancora la visione d'insieme. Quello che ti posso dire, ho avuto l'onore, perché per me è veramente un onore essere qua in mezzo a tutti questi colleghi pazzeschi, straordinari. Posso dirti che ero qui anche l'anno scorso. E quello che mi sono portata dietro l'anno scorso sono stati una serie di input che, al di là di quello che abbiamo detto in sala,
Partecipare a questi eventi è come essere tempestati da contenuti che poi vai a casa, man mano rielabori, lasci sedimentare, te li riscrivi, te li rivedi e sono poi una fonte di grande ispirazione per andare a migliorare ogni aspetto della mia attività durante poi tutto l'anno di lavoro. Perché non è che vieni via di qua, vai in ufficio, boom, schiocchi le dita e metti in pratica tutti i processi, gli spunti, no? Ma quello che mi porto dietro è sicuramente il contatto con i colleghi, abbiamo ricominciato a fare riunioni in presenza ed è una cosa molto bella, ma tutti gli spunti di ogni colloquio, di ogni chiacchiera, anche quando siamo nel coffee break piuttosto che durante il pranzo, c'è sempre un argomento o un consiglio o un'idea che mi porto a casa, ma da ognuno dei partecipanti con i quali ho il piacere e la fortuna di parlare, perché poi siamo anche un po' quest'anno, quindi magari non riuscirò a parlare bene con tutti, ma sicuramente ognuno ha un background così importante, dei numeri così importanti. Infatti Mastermind Milano nasce proprio come evento straordinario che raggruppa proprio questi top producer Italia, e ognuno di loro ha qualcosa da dare, quindi poi io è un'elaborazione, qualcosa che metto insieme col tempo, ma non c'è un concetto, cioè venire qua è come essere veramente bombardati, tempestati da spunti, iniziative, idee, e quindi questa è la cosa più bella. Simone Rossi, l'ho detto poc'anzi, non voglio essere ripetitiva, però è un'ispirazione, è qualcosa di certo. Oggi se apri tutti i social, sono tutti professori, sono tutti coach, sono tutti... Simone rappresenta l'esperienza di chi ha vissuto sulla pelle lo scotto del rifiuto, della frustrazione, del fallimento, di chi veramente ce l'ha messa tutta. Ha girato tutto il mondo, lo sappiamo, Simone ha mentori americani, piuttosto che, e rappresenta per me la certezza nel dire che, ok, acquisto un corso, so che è qualcosa che lui ha già provato, testato e funziona. Questo. Sono Gianluca Rigon, sono di Reggio Emilia, faccio l'agente immobiliare da 10 anni. E seguo soprattutto il residenziale. Simone Rossi come scuola, beh, lui l'ho conosciuto ad altri corsi di formazione professionale, e poi dopo lui ho visto che ha fatto carriera come agente immobiliare e poi dopo è diventato anche formatore, e quindi ho visto che era qualcosa che diventava reale, e quindi e che i corsi e un metodo di lavoro funziona. E quindi ho detto perché non seguirlo, e ho visto che il suo modo di lavorare andava a colmare dei vuoti che c'erano nei corsi degli altri, e quindi mi è piaciuto molto, e quindi ho deciso di seguire lui. Guarda, ho avuto un pensiero proprio l'altro giorno, che seguire lui mentre ero in macchina e usavo il navigatore per recarmi qua. E avrò fatto meno 50 incroci, se avessi dovuto farlo con una carta geografica alla vecchia maniera mi sarei perso 20 volte, e invece col navigatore sono arrivato perfettamente in orario e nel posto giusto senza sbagliare nemmeno un incrocio. Seguire il lavoro con il metodo di Simone è un po' questo, cioè sapere cosa fare, come fare, dove farlo e quando farlo. E quindi è sicuramente un modo più facile, più snello, e ti evita un sacco di errori che altrimenti uno farebbe. Beh, è cambiato che gli obiettivi che erano quelli un po' sognati sono diventati in realtà. Continuo. C'è stato un aumento verticale dei fatturati, e ho eliminato sempre di più le cose antipatiche del nostro lavoro, che sono le obiezioni, quelle che ti fanno stare male, le vendite perse che ti abbattono, cioè tutte quelle parti che se si possono evitare è meglio, e quindi rimani più positivo, più costruttivo, più creativo, e quindi insomma riesci a avere risultati migliori, e quindi se si può evitarli, perché no?
Ce ne sono tante, devo dire che è stata un bel full immersion di tanta roba. Sicuramente lavorare di più sulla sicurezza finanziaria e quindi sulla pace finanziaria, che per togliere un'ansia che è quella che più nel tempo mi ha dato da fare, quindi quello di avere sempre l'ansia di dover pensare a un'emergenza, a una cosa da fare e quindi non poter liberamente fare quello che mi piace fare. Io amo le case, amo vendere le case e mi piace seguire le famiglie, le storie delle famiglie, però spesso e volentieri magari non hai, sei preoccupato di altre cose e quindi non puoi dedicarti in maniera libera e leggera su una cosa invece che è molto importante. Acquistare una casa è l'acquisto per eccellenza di ogni essere umano, dove spendi i soldi che non hai, i soldi che hai e i soldi che hanno avuto degli altri e che ti hanno dato. Quindi è l'acquisto per eccellenza, quindi è la cosa più delicata che si deve fare. Noi abbiamo un compito molto complicato, difficile e importante, che è quello di far utilizzare patrimonio più grosso di ogni persona, di ogni famiglia, e quindi va fatto bene questa cosa. Non è una cosa da fare con leggerezza come comprare qualsiasi altra cosa, che sia un vestito, una macchina, qualsiasi altra cosa. E quindi è un lavoro di grande responsabilità. Con Simone questo è stato portato in maniera predominante, quindi come la cosa principale su cui lavorare. Quindi è un ottimo formatore. Sono Giacomo Bruno, sono stato definito il papà degli ebook per aver portato gli ebook in Italia ormai 20 anni fa. Era il 2002, quando ancora neanche Amazon era arrivata in Italia. Noi già pubblicavamo libri in digitale. E negli ultimi 20 anni abbiamo pubblicato più di 1000 libri di professionisti, di imprenditori, che sono diventati tutti bestseller Amazon, usciti sui giornali, grandissimi risultati. Quindi il libro come strumento di marketing, di visibilità, di personal branding per farsi conoscere, per avere autorevolezza. E tutto, sin dal primo anno, ha funzionato molto bene, quindi è stata una crescita veramente verticale, esponenziale e insomma adesso stiamo già guardando all'estero. Simone l'ho conosciuto perché è uno dei nostri autori, ha scritto un libro, Obiettivo 100 acquisizioni, che ecco, anche se è stato bestseller, ha avuto un grandissimo successo e ha dato il via a un'attività formativa, quella di Simone, decisamente in parallelo rispetto al ruolo di agente immobiliare. Simone ha una capacità di coinvolgere le persone pazzesca, trovi subito il feeling, crea relazione e quindi non fatico a immaginare che come agente immobiliare sia veramente bravo. Ma anche come formatore veramente top, è in grado di coinvolgere il pubblico, di parlare con le persone, di arrivare veramente con le parole. Perché l'esperienza si paga, i risultati si pagano e quando uno può imparare dal numero uno, dal migliore, da uno che ha ottenuto un sacco di risultati, è giusto partecipare a un corso, capire come ha fatto, capire le sue strategie, capire il suo mindset, l'attitudine. Tutto ciò è utile per migliorare poi le proprie competenze e ottenere magari risultati simili o perché non migliori. Lorenzo Borgioli, opero da 3 anni nel settore immobiliare. E come zona operiamo su Empoli, provincia di Firenze, ecco, quindi copriamo tutto il territorio del piombo di Firenze e Empoli. Allora, conosciuto prima volta tramite la mia broker, che è Rita Gargani, che ce l'ha fatto conoscere nel periodo del lockdown, e quindi ecco, è stato lì il periodo in cui abbiamo iniziato e abbiamo visionato chi era alla fine Simone Rossi. Allora, fondamentalmente perché il mio ruolo è quello di essere un listing, quindi dal momento che io ho sentito Simone che ci dava comunque sia un metodo per acquisire gli immobili e acquisirli nel miglior modo, quindi ha catturato, diciamo, la mia curiosità, perché proprio facevo quello, quindi l'ho seguito con molta attenzione, ho cercato di prendere più spunti possibili da quello che insegnavo. È cambiato fondamentalmente tutto, perché prima non avevamo un metodo, non acquisivamo gli immobili. Facevamo gli agenti immobiliari ma non sapevamo neanche cosa fosse alla fine. Quindi da quando conosciamo lui è cambiato proprio la qualità del lavoro e ovviamente anche i risultati a livello economico e di soddisfazione personale. Da quando seguiamo Simone Rossi abbiamo quadruplicato il nostro fatturato, quindi in 2 anni rispetto al 2020 è stato quadruplicato. Continuiamo a formarci con Simone Rossi in primis perché è quello che ci ha dato
scatto, ecco, per fare la differenza, quindi al di là di tutto comunque lo seguiremo sempre, e poi perché è in continuo aggiornamento anche sui vari corsi che rilascia, quindi non sono mai gli stessi, c'è sempre un qualcosa in più, c'è sempre un qualcosa da apprendere per migliorarsi, quindi al di là di tutti sempre come formatore, sempre lui. Per me Simone rappresenta la svolta per quel poco che ho potuto vivere prima, perché ho avuto la fortuna di iniziare subito con lui, però rappresenta veramente il punto cardine per il quale sono arrivato a raggiungere determinati risultati, quindi rappresenta il mio mentore, ecco, la mia guida. Il prendere sicuramente spunto da colleghi che sono più avanti, che hanno raggiunto risultati prima di me, quindi sia cosa fare ma soprattutto cosa non fare. Allora, siamo passati da all'inizio, da quando abbiamo iniziato, dai più o meno 100.000 euro fino ad oggi ad essere oltre i 500.000 euro di fatturato già incassato. Sono Simone Ceccarini, lavoro ad Empoli nell'agenzia Remax Vision e lavoro da circa 3-4 anni nel settore immobiliare. Allora, durante il lockdown, quando ci siamo fermati tutto il settore immobiliare, ci siamo guardati allo specchio e abbiamo detto ok, cosa facciamo, dove andiamo, come partiamo, e tramite la nostra broker Rita Gargani ci siamo guardati intorno. Nel guardare intorno abbiamo visto Simone Rossi e un nuovo metodo di lavoro. Sì, abbiamo visto Obiettivo 100, siamo partiti da quello, abbiamo visto una formazione chiara di come il mondo immobiliare ci diceva di lavorare e abbiamo capito che il nostro modo di lavorare era completamente sbagliato per il modo che la società ci dava in quel momento. La visione che c'era in quel momento del mercato immobiliare per noi era troppo vecchia e quindi abbiamo visto una visione futuristica e abbiamo capito che stavamo sbagliando. È arrivato Simone Rossi, ci ha stravolto i pensieri e completamente il lavoro, in modo positivo ovviamente, e adesso è un altro mondo, adesso abbiamo iniziato veramente a lavorare. Allora, è cambiata completamente il modo di affrontare questo mondo, il modo di vivere il settore immobiliare, con una serietà diversa, con delle procedure molto più chiare, dove noi eravamo al centro e non mercé dei clienti, dove noi potevamo dire la nostra, mentre prima eravamo portati dal vento, si dice in Toscana. Allora, io voglio assolutamente continuare a formarmi con Simone, perché non mi basto mai. Cioè, siamo arrivati a degli obiettivi, ovviamente, da dove partivamo a dove siamo adesso, una persona standard potrebbe anche dire ok, mi accontento, ma dato che il mondo, il settore immobiliare, ma la società in generale si evolve, vediamo gli aggiornamenti tutti i giorni di ogni app, anch'io voglio aggiornarmi e voglio andare avanti, quindi voglio evolvermi. Allora, abbiamo avuto dei risultati importanti a livello d'agenzia, nel senso perché comunque questo ha cambiato il concetto del lavoro per tutti, per tutto il team e per tutta l'agenzia. In particolare per me posso dire che negli ultimi 2 anni dall'inizio della formazione è stato sempre un crescendo e sono andato a duplicare e triplicare il fatturato. Allora, vado molto analiticamente. Il primo anno un fatturato di circa 80-90 mila euro, il secondo 200 mila euro. Partendo dall'anno prima senza Simone Rossi a 50-40-50 mila euro, quindi doppiato, triplicato. Allora, rappresenta un mentore, cioè nel senso una persona con cui potersi confrontare, una persona da cui poter prendere tantissimo, cercare ogni tanto di dare qualcosa, ma soprattutto prendere. C'è tantissima gratitudine anche per essere qua, per essere in un evento che ci aiuta a confrontarci con i top producer d'Italia e non solo, ed è un onore. Lo scambio e la condivisione, cioè scambiare le esperienze di altri agenti immobiliari che possano farci crescere, quindi la crescita per me è fondamentale.